Amo, sono troppo contenta perché ultimamente facciamo tutto insieme, cioè siamo proprio inseparabili. Andiamo al Sì. cinema insieme, andiamo a far shopping insieme, andiamo in discoteca insieme e andremo in montagna insieme. Ma la cosa più importante è che io so che di te mi posso fidare ciecamente, perché tu non mi deluderai mai, perché non mi tradirai mai e soprattutto non mi abbandonerai mai. Mi sono fidanzata. Cosa? Amo, ma non cambierà nulla tra di noi, eh? Io ci sarò sempre per te. E poi, Edo, secondo me ti starà troppo simpatico. Anzi, aspetta, è arrivato. È qua sotto. Non vede l'ora di conoscerti. A few moments later. Eccoci. Molto piacere, Edoardo. Erika mi ha parlato un sacco di te. Immagino. Come vi... dove vi siete conosciuti? Comunità. Ah, complimenti, sei trovato un tossicodipendente, brava. Ma va, cos'hai capito? Ti ricordi lo stage che facevo in comunità? Ecco, lui fa il volontario. Ah, quindi sei disoccupato. In realtà sono ingegnere aerospaziale. Lui ha due lauree, di cui una in psicologia. Quindi tutto il tempo libero lo dedica al sociale. Porto cibo e coperte senza tetto, aiuto in comunità, faccio quello che posso. Me lo sono scelto bene, vero? Benissimo. Ragazze, devo aver dimenticato il telefono in macchina. Torno subito. Amore, ciao. Ciao, cucciola. Non mi convince. L'hai già stalkerato sui social? Sì, tranquilla, lui è uno che non pubblica niente. Questo lo dici tu. Chi è questa? Sua sorella. E questa qui? Cugina. E la bionda? Va bene, amore. Benissimo. Sei mancato. Erika, vai, cioè il gas forse l'ho lasciato aperto, vai a controllare. Vai, vai. Senti, imbecille, forse non hai capito, quella è la mia migliore amica, anzi è mia sorella. Se tu la tratti male, io ti vengo a prendere a casa e ti faccio tanto, tanto male, perché sono vendicativa. Io non perdono. Comunque col gas, tutto bene. Ah, bene. Noi andiamo? Bene. Amo, noi andiamo. Comunque ricordati, tra noi non cambierà mai nulla. Va bene? È stato un piacere. Ciao. 3 weeks later. Chi è adesso? Sì, chi è? Ah, ciao Erika, dimmi. Amo, che fai stasera? Guarda, sono molto impegnata ultimamente, sì, impegnatissima. Perché volevo chiederti di uscire, però se non puoi... Sì, sì, ci sono, gli appuntamenti li disdico. Cinema? No, no, domani devo svegliarmi presto. Invece che ne diresti di una cenetta? Sì, pizza o hamburger? Pesante, vegano, vegano, vegano. Sai che conosco un posto vegano buonissimo, ti va di provarlo? Va bene, andiamo al vegano. A dopo, ciao. Lo sapevo che non mi avrebbe dimenticato. Le migliori amiche sono così. Nonostante tutto, restano sempre unite. Amo, non sai quanto sono contenta di essere qui a cena da sole io e te. Amo. Quanto tempo è passato. Mi sei mancata tantissimo, te lo giuro. Ma io lo sapevo Amo. Che lui non era il ragazzo per te. Io appena l'ho visto ho capito che c'era qualcosa che non andava. Ma l'importante è che tu adesso sia tornata sui tuoi passi. L'importante Amo. È che tu adesso sia libera come un fringuello. Amo, non hai capito? Edo sta solo parcheggiando, non ci siamo lasciati, sta arrivando. Ma come c'è anche Edo? Amo, ma è normale, siamo innamorati e quando stai con una persona lo sai... Vuoi stare sempre insieme? Ma non è possibile, ma state ancora insieme, ma vi staccate un attimo, se vivete in simbiosi, ma questa non è vita, ma non lo so, ci manca solo che andate in giro vestiti uguali. Noi siamo qua. Ciao, amore. Ciao. Ma non è possibile, non lo so, adesso mi portate anche l'amico simpatico. Da ritardo. Oh, ciao. Ciao. Lui e Luca. Piacere. Luca, piacere. Edo mi ha parlato tanto di te. Immagino. 3 weeks later. Ma Mari che fine ha fatto? Non si fa più sentire? Chiamala, fate una cenetta insieme. Tanto io stasera guardo la partita. Va bene. Ciao Amo! Ciao Amo, come stai? Tutto bene, tu? Bene, grazie. Pensavo, cosa fai stasera? Ti va una cenetta io e te come ai vecchi tempi?
No, no, guarda, no, non me la sento perché, sai, non sto benissimo, quindi preferisco non uscire, non prendere freddo. Magari rimandiamo a settimana prossima, no? Ah, va bene. Fammi sapere, allora. Va bene. Ciao, amo, un bacio. Ciao, ciao. Allora, amore, cosa guardiamo? Film romantico o serie TV? Ma quello che vuoi tu, piccolina. L'importante è che tu sia felice.